Bentornati su Danza con Gio. Si sta avvicinando l'estate, anzi siamo già in estate. Sta finendo giugno, stanno finendo le lezioni, sicuramente alcuni sono andati avanti come è successo nella mia scuola con le lezioni, con gli spettacoli, fortunatamente fino a fine giugno, appunto dopo questi 2 anni terribili, finalmente siamo tornati al lavoro alla grande, ma tra poco finisce tutto. E quali sono i vostri programmi per l'estate? Non fare nulla per 2 mesi? Se siete dei bravi ballerini, se siete dei grandi appassionati, che lo facciate per stare bene, via dicendo, quello che io vi sconsiglio caldamente è di stare completamente fermi mentalmente, fisicamente per 2 mesi, perché altrimenti il ritorno a settembre alle lezioni regolari sarà veramente, veramente traumatico. E quindi io sono qua oggi per darvi dei consigli, per darvi degli obiettivi per l'estate o comunque per impiegare bene il vostro tempo anche senza un particolare impegno quotidiano durante l'estate. Vi do appunto questi 5 consigli di vario genere con il quale voi potrete giocare per riorganizzare un po' durante l'estate il vostro allenamento personale, sia mentale che fisico, e andiamo subito a incominciare. Primo consiglio che vi do, ve lo do anche durante tutto l'anno, ve l'ho dato in un sacco di video via dicendo, fare stretching non impiega tantissimo tempo, potete dedicarvi anche ogni giorno per 5 minuti, 10 minuti a una parte del corpo, quindi un giorno fate le gambe, un giorno le braccia, un giorno le spalle, un giorno la schiena. In questo modo voi arriverete a settembre comunque belli sciolti e non irrigiditi dai 2 mesi di fermo, ecco. Quindi questo è un consiglio magico, magico proprio, che vi do oggi per impiegare al meglio i 2 mesi estivi e ritornare in forma senza particolare impegno, vi assicuro. Lo stretching è una di quelle cose che faccia caldo oppure che faccia freddo, che siate annoiati, che abbiate voglia o meno, che aiuta senza grandissimo impegno. Non vi sto dicendo di sbattervi di addominali e cose del genere, è veramente una cosa anche a volte rilassante e che sicuramente sarà molto produttiva. Il secondo consiglio che vi do invece è diametralmente opposto, è indicato per le persone che invece hanno veramente tanta voglia di non fermarsi, ed è appunto stilare dei programmi di allenamento. Potete chiedere ai vostri insegnanti oppure potete farveli per conto vostro, cosa che è stata fatta durante i mesi di quarantena anche, e stilare dei programmi di allenamento principalmente su quello che vi serve di più, quindi se siete carenti di addominali, lavorare di più sugli addominali, se avete poca potenza nelle gambe vi concentrate sulle gambe, se non avete potenza nelle braccia vi concentrate sulle braccia, chiedete consigli ai vostri insegnanti che vi daranno sicuramente degli spunti, e poi mettetevi lì carta e penna o telefono o computer, quello che vi siete, per il quale siete più comodi, e stilate questi programmini che possono essere più o meno intensi a seconda delle vacanze, quando le fate, a seconda di dove siete, e insomma in questo modo vi manterrete in forma, terrete a bada la vostra iperattività, potrete comunque continuare con la vostra danza anche autonomamente. Questo è un discorso che vale ovviamente per l'estate, per il periodo nel quale non c'è lezione. Quando c'è lezione chiaramente a scelta personale se continuare con l'allenamento personale oppure no. Sicuramente un allenamento guidato è molto più indicato rispetto a un allenamento autonomo, motivo per il quale vi dico, chiedete consigli ai vostri insegnanti. Un altro consiglio che vi do per darvi degli obiettivi durante l'estate è migliorarsi dove non si è riusciti durante l'anno. Tutti inconsciamente o consciamente ci diamo degli obiettivi da raggiungere da settembre fino alla fine dell'anno. Se durante l'anno non si è riusciti per qualsivoglia motivo, per esempio perché siamo rimasti chiusi in casa per dei mesi interminabili, a raggiungere quei dati obiettivi durante l'estate, sempre chiedendo consigli ai vostri insegnanti, guardando qualche tutorial, facendo del lavoro autonomo, cercare di raggiungere quelle cose che non si è riusciti a raggiungere durante l'anno. Quindi cercate di focalizzarvi, anche sempre facendo una sorta di brainstorming autonomo con voi stessi, su ciò che avreste voluto imparare e che non siete riusciti ad imparare. Perlomeno durante l'estate potete concentrarvi sull'allenamento di quelle meccaniche che vi serviranno poi da settembre, nei mesi più prossimi a settembre, di raggiungere i vostri obiettivi. Un altro consiglio bellissimo che vi do durante l'estate, anche questo pochissimo impegno, pochissima applicazione mentale e fisica, metti la musica e balla. Credetemi che soprattutto per le discipline un po' più coreutiche, un po' più ballabili,
appunto, mettere una musica che ci piace e ballare, che sia facendo le pulizie, che sia passeggiando, che sia vado in un prato e mi metto lì a ballare come una scema, non è una cosa da scemi, perché comunque rilascia delle endorfine, sicuramente come tutta l'attività fisica, ti diverte, ti tiene compagnia, ti evita la noia. È una cosa di poco impegno, quindi comunque tu balli, dai sfogo alla tua fantasia, alla tua improvvisazione, e appunto a questo proposito migliorerà sicuramente le vostre capacità di improvvisazione quando si ritornerà a fare danza regolarmente, perché arrivati a una certa età la capacità di improvvisare deve essere una caratteristica propria di un ballerino. Non esiste più il discorso mi vergogno, non so che cosa fare, e mettere la musica e ballare per queste persone che hanno questa problematica può essere molto molto utile, anche più utile di un programma di allenamento molto più fisso. Ultimo consiglio che vi do, e che approfondiremo nel prossimo Danza con Joe, spoiler, è darsi degli obiettivi e pianificare i successi. Quindi, prima di tutto, fare una lista. Questa è una cosa che si fa magari quando fa particolarmente caldo, non avete voglia di sudare particolarmente, vi siete svegliati che non avete voglia di fare attività fisica. Vi mettete lì e la prima cosa da fare è scrivere per ogni disciplina che frequentate le cose che durante l'anno si è riusciti ad imparare, che prima non si sapevano fare e che nel corso dell'anno si è riusciti ad ottenere, che siano pirouette multiple, lavori in punta per quanto riguarda danza classica, dei passi difficili di danza moderna, dei trick acrobatici, delle sequenze coreografiche difficili. Insomma, fatevi questa lista e poi successivamente, anche in un altro giorno, insomma, se non vi volete applicare particolarmente, scrivete invece quello che l'anno prossimo vorreste raggiungere e iniziate a lavorarci durante l'estate seguendo i punti precedenti. Io credo di avervi dato dei consigli molto molto utili per impiegare i vostri mesi estivi di inattività, o perlomeno di inattività dalla scuola di danza. Se ne avete altri, fatemi sapere qua sotto nei commenti, ma soprattutto ditemi quali seguirete di quelli che vi ho consigliato. Se vi è piaciuto questo video lasciate un pollicino di supporto, se vi piace questo canale e tutto quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella, e se pensate che questo video interessi ai vostri amici, parenti, conoscenti, compagni di danza, insegnanti di danza, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo giovedì 24 con i preferiti di Joe. Ci sarebbe dovuto essere spreferiti, ma dato che abbiamo già fatto uno spreferiti questo mese, ho deciso di cedere il passo a preferiti, così l'onda di negatività la lasciamo indietro per un po'. E invece il prossimo Danza con Joe sarà ovviamente lunedì prossimo, ovvero il 28 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!